Un cordiale saluto a chi ci segue. Empire parla di vino. Diamo il benvenuto a questa nuova rubrica dedicata all'argomento dell'enologia, se così possiamo sinteticamente definire questo universo in costante e continua evoluzione che abbraccia oggigiorno svariati argomenti, che appunto spaziano dal ruolo del sommelier alla sommellerie, all'insieme dei vitigni autoctoni e internazionali, agli abbinamenti cibo-vini, alle tecniche di vinificazioni e molto e tanto altro ancora. Di questi argomenti parleremo nel corso delle puntate di questa rubrica, che ha lo scopo appunto di conferire una attenzione di primo piano ad un mondo che sta oggigiorno sempre più destando curiosità ed interesse nei confronti appunto di un pubblico sempre più vasto ed eterogeneo. Come primo argomento di questa trasmissione, ho ritenuto opportuno incentrare la mia attenzione sul ruolo che il sommelier del terzo millennio svolge. Se vogliamo brevemente fare una digressione etimologica sul termine sommelier, andiamo a rintracciare le sue origini nella francese provenzale sommelier, che significava appunto conduttore di bestie da soma. E poi, per trasposizione linguistica, questo termine stava appunto a significare il conduttore di viveri, e poi è giunta l'accezione odierna di assaggiatore di vini. Se tuttavia l'assaggiatore di vini è colui il quale si limita a una descrizione sensoriale dei vini, il sommelier gioca una carta in più ed è questo che lo eleva ad ambasciatore del vino in Italia e nel mondo, perché il sommelier deve essere in grado di raccontare il vino, inserirlo all'interno di quel contesto storico, geografico e antropologico dove il vino è nato, e riuscire a carpirne laddove ce ne sono i difetti e ad esaltarne i pregi. Il ruolo del sommelier, insomma, possiamo appunto definirlo come un ruolo di una figura professionale impegnata a 360 gradi, non soltanto nella degustazione fine a se stessa del vino, e quindi in una degustazione analitico-sensoriale, una degustazione organolettica di tutto ciò che è il bere, ma il sommelier deve essere in grado di testimoniare quell'insieme di fattori che hanno portato il vino ad essere sullo scaffale di un'enoteca, sullo scaffale appunto di un supermercato, o meglio dire sul tavolo di un ristorante. Oggigiorno l'evoluzione della figura del sommelier deve essere appunto considerata di pari passo, direttamente proporzionale a quel mondo in costante evoluzione anch'esso della ristorazione, e non solo, e anche del mercato del vino. Il mercato del vino sta conoscendo un cambiamento non indifferente negli ultimi anni, e questo è dovuto anche alla curiosità sempre più in crescita di anche un pubblico di migliaia di turisti che viene nel nostro paese al fine di andare a scoprire le peculiarità enogastronomiche che il bel paese offre, oltre, diciamo, alle ricchezze paesaggistiche ed architettoniche che l'Italia possiede. L'habitus professionale del sommelier si costruisce e si plasma su delle dinamiche sociali che non devono appunto perdersi di vista.
Il ruolo del sommelier potrebbe completarsi all'interno di una sala da ristorante, perché se è vero che il sommelier, così come opera in un ristorante, opera anche in un'enoteca, opera anche in un wine bar e opera, perché no, il sommelier del terzo millennio anche all'interno di una grossa catena di distribuzione, ma lo sguardo d'insieme, la figura poliedrica di un sommelier degno di questo nome, lo si può ben vedere all'interno di un ristorante. Tutto il lavoro che appunto il sommelier svolge, il commensale di turno che degusta non lo nota, ma è un lavoro che si svolge dietro le quinte e richiede un'attenzione ed una complessità non indifferenti. Tutto parte dalla selezione delle etichette e quindi dalla creazione ex novo di una cantina. Una cantina in cui l'intelligenza dell'operatore deve essere quella di, innanzitutto, non effettuare degli acquisti considerevoli per mettere un buon rodaggio, una buona gestione di tutte le etichette presenti, andare a selezionare sia l'etichetta di pregio, di blasone, che anche la piccola etichetta, andare a scoprire quei vini con un ottimo rapporto qualità-prezzo che una determinata cerchia di clienti può richiedere. Terminato questo lavoro, si passa alla stesura della carta dei vini, dove il sommelier va ad individuare e a fare una cernita dei vini bianchi, dei vini rossi, dei vini da dessert, delle varie, insomma, tipologie dei vini in cui sa bene dove andarle a piazzare e soprattutto dove andarle a collocarle geograficamente. Dopodiché, questo è il lavoro dietro le quinte, che i non addetti ai lavori non conoscono. E poi il sommelier entra in sala. Entra in sala, si occupa della mise en place, si occupa del servizio dei bicchieri, della scelta del calice idoneo alla degustazione di quel determinato vino. E poi si completa, diciamo, tutto il suo lavoro nel suggerimento, nella scelta di quell'etichetta. Ecco qui che la poliedricità del sommelier gioca un ruolo fondamentale proprio davanti al commensale che ha di fronte, dove, diciamo, si possono verificare delle dialettiche sane, in cui il commensale accetta di buon grado il suggerimento del sommelier che gli propone quella determinata bottiglia per quella determinata vivanda. Certe volte può anche capitare che il cliente di turno sceglie quella bottiglia in contrapposizione al suggerimento del sommelier. E qui Galateo Professionale impone all'operatore di servire quel vino che appunto il commensale ha dato. La figura del sommelier è stata anche rivalutata proprio per il fatto che i rapporti tra la cucina e la sala si sono mitigati. E ciò sicuramente certifica di buon livello una struttura ristorativa degna di questo nome, perché se un tempo c'era una certa divergenza nei rapporti tra lo chef ed il sommelier, questi due operatori sembravano fermi sulle loro posizioni, l'uno non voleva retrocedere di un passo, il sommelier aveva i suoi vini, il ristoratore era ideatore dei suoi piatti, e non c'era alcuna possibilità di dialogo. Oggi no, oggi questo è il valore aggiunto per un ristorante, è il valore aggiunto per un albergo, è il valore aggiunto per tutto ciò che significa ristorazione.
L'abbinamento cibo-vini, che sinteticamente delineo qui e su cui poi voglio soffermarmi nelle prossime puntate, rappresenta quella summa in cui il buon lavoro fatto dallo chef può ben essere saltato dal buon lavoro fatto dal sommelier. Perché? Perché un piatto può ben essere esaltato, valorizzato, solo attraverso la scelta idonea di quella determinata bottiglia, di quel determinato prodotto enologico. Voglio soffermarmi adesso sull'utilizzo di alcuni strumenti che nel tempo hanno accompagnato la professione del sommelier. Primo fra tutti, diciamo oggi ha un valore meramente ornamentale, scenografico. Un tempo era di un utilizzo importante sia per il fatto che era molto maneggevole e facilmente trasportabile. Oggi, diciamo, molto piccolo, è presente qui nella giacca, visto che è comunque il simbolo di un'associazione, ma questo rappresenta la storia degustativa di generazioni passate di assaggiatori di vini. Si chiama Tastevin, altro non è che una ciotolina principalmente realizzata in metallo argentato o in argento, dove all'interno, come potete ben vedere, si trova una bolla di livello che i vini non devono superare. Dopodiché ci sono appunto 14 di queste bolle, di piccole incavi, che servono, diciamo, all'ossigenazione dei vini oggetto della degustazione. E poi parliamo di 17 nervature che servono per l'esame degustativo e visivo dei bianchi e 8 bolle concave che servono per l'esame degustativo dei rossi. Dicevo, oggi questo strumento è stato soppiantato e sostituito drasticamente dal moderno e standardizzato calice di degustazione, un calice appunto che si presta più agevolmente ad una degustazione sobria e tecnica dei vini più in generale. E poi uno strumento che credo non cadrà mai in disuso e che deve sempre accompagnare l'habitus e il modus agendi del sommelier è il cavatappi. Sembra una cosa molto semplice, però è giusto appunto che si dica che il cavatappi professionale del sommelier si compone da 3 parti essenziali. Abbiamo la lama a coltello, che appunto funge per togliere la parte sommitale del collo della bottiglia. Dopodiché avremo la vite a trazione, detta anche verme, e poi questa doppia leva che serve appunto all'estrazione del tappo da sughero. Questo, diciamo, è l'apribottiglia, detto, diciamo, in modo volgare, il cavatappio levatappi. Non ce l'ho qui presente, ma è giusto che lo dica, eccezione conferma la regola, esiste ancora il vecchio tirabuchon, che è formato semplicemente da un'asticella verticale con un'unica vite a trazione. Voi vi chiederete, ma come si faceva e come si fa oggigiorno, visto e considerato che siamo abituati a questo genere di cavatappi, ad estrarre il tappo con una sola vite e senza doppia leva? Bene, se ci ricordiamo qualche film in cui si vedeva l'assaggiatore di turno fare un po' il gradasso, era solito mettere la bottiglia in mezzo alle cosce e lì, con una sola vite, aiutandosi in questo gioco tra cosce e olio di gomito, estraeva il tappo. Voluto fare semplicemente un excursus di questo genere, anche perché è giusto che alle parole segua anche una
gestualità e una conoscenza di quelli che sono gli strumenti chiave della professione del sommelier. Al sommelier del vino, canonicamente inteso, oggi si fanno strada altre figure di sommelier, quale appunto è nato il sommelier dei tè e dei caffè, il sommelier degli oli extravergine d'oliva, il sommelier delle birre, il sommelier dei distillati e dei superalcolici e, dulcis in fundo, il sommelier delle acque minerali. È vero, il vino è storia, ma non si può prescindere dal distaccare la figura del sommelier da tutto ciò che ruota attorno al mondo della degustazione, al mondo del servizio, al mondo del bere consapevole. In questa nostra prima puntata, che comunque certifica la nascita ufficiale della nuova rubrica, Empire parla di vino, abbiamo appunto voluto assegnare una giusta attenzione al ruolo che il sommelier svolge, sperando appunto che la puntata sia stata di vostro gradimento. Il mio vuole essere appunto un invito a seguirci nelle prossime puntate, in cui, diciamo, si parlerà di argomenti interessanti e che spero richiamino e tengano sempre viva l'attenzione su questo mondo. Grazie.